il Consiglio dei Ministri ha deciso di ridurre da 24 a 13 le autorità portuali italiane. Ravenna e Ancona saranno accorpate in un'unica autorità portuale. Prende così forma la riforma annunciata oramai da mesi. La domanda sulla bocca di tutti è: quale sarà tra Ravenna e Ancona la sede del macro distretto? Telefonicamente abbiamo contattato Gagliano Di Marco, presidente dell'autorità portuale di Ravenna. Alla riforma, ha esordito Di Marco, non sono molto interessato. Noi siamo concentrati sul progetto di dragaggio e sul piano B. L'accorpamento Ancona-Ravenna non è un dibattito che mi appassiona, ha dichiarato il presidente, ma se uno guarda i numeri ci vuole poco ad accorgersi che noi facciamo il triplo del traffico merci del porto dorico, tolto il petrolio della raffineria dell'API di Ancona. Ma purtroppo la politica italiana non guarda i numeri, ma guarda i voti. Per questo non si capisce quale sia il piano industriale dietro a questa bozza di riforma. Possiamo solo aspettare settembre per vedere concretamente in cosa consisterà la riforma. E alla domanda in che modo tutto ciò influenzerà il futuro del nostro porto, il presidente ha risposto: è inutile sottolineare che il futuro del porto di Ravenna è legato solo ed esclusivamente al progetto di approfondimento dei fondali. Ciò che vedo e che mi stupisce è che l'autorità portuale di Ravenna è stata lasciata sola. Basta vedere ciò che è successo in Friuli Venezia Giulia per il sequestro preventivo di alcune aree di stoccaggio del materiale di scarto delle lavorazioni nei cantieri navali di Monfalcone. Lì si è schierato il presidente di Confindustria Nazionale, Giorgio Squinzi, mentre per il sequestro delle nostre casse di colmata non è stata spesa una parola. Per Monfalcone è stato fatto un decreto d'urgenza per il sequestro dello stabilimento di Fincantieri, fermo da lunedì scorso. Invece qui, che ci sono 9.000 persone che rischiano di rimanere per strada, sembra che a nessuno interessi. Io non capisco, continua Di Marco, perché lì le leggi siano sbagliate mentre le stesse leggi applicate a Ravenna vadano bene. Vorrei capire perché per Monfalcone sia fatta avanti Confindustria Nazionale, mentre per Ravenna solo un silenzio assordante. Detto ciò, ha concluso Di Marco, io devo fare il progettone e lo farò. Poi, se non ci riesco, come ho sempre detto, vado via.